anche per quanto riguarda gli equilibri della coppia, gli equilibri della vita lavorativa, ci sono dei segmenti anche quella che è la vita economica, perché anche la vita economica fa parte degli equilibri. Infatti, ad esempio, qual è l'equilibrio tra godersi la vita o il risparmiare? Tutti probabilmente diciamo che la vita da un lato va lunga e dall'altro comunque bisogna anche fare della previdenza per la vecchiaia, però anche questo fa parte di quindi interni che se non riescono ad essere serenamente vissuti si finisce per un po' finire in un posto, finire in uno posto o nell'altro, cioè ad esempio c'è chi spende tanto, si gode tanto, finisce per non dire più niente perché gli rimane poco della vita, ma c'è anche la formica che passa la vita a lavorare, poi passa alla vecchiaia e alla ricchezza. Quindi tutta la nostra vita è fondata su equilibri spesso precari che non vanno ricercati in un manuale, bensì la ricerca va vissuta e va appunto ricercata giorno dopo giorno. Allora,